2 dicembre, ore 12 e un quarto. Questa macchina della Polizia Roma Capitale è arrivata dopo mezzogiorno e adesso le due vigilesse che stavano a bordo montano la guardia a un cumulo di immondizia e di roba vecchia, diciamo, vicino alla scala dell'entrata centrale del mercato Viale della Primavera. Alla prima entrata, quella in prossimità dei palazzoni, diciamo, c'è una macchina con tre vigili in borghese. Allora, la domanda è sempre la stessa: quanto costa questo servizio soltanto per l'impunità a non volerlo mettere, perché ormai si tratta proprio di un'impunità e non di un'organizzazione di lavoro, a non metterlo dalle 8 alle 13.30, cioè dall'apertura alla chiusura del mercato? Servizio frammentato, ripeto, che costa alla collettività almeno il doppio, perché, ripeto, adesso sono già oltre un'ora e mezza che c'è una macchina con i vigili in borghese alla prima entrata e adesso già da 20 minuti, un quarto d'ora, questa pattuglia con due vigili. Stanno aspettando l'AMA che viene a caricare la roba, diciamo, sequestrata, tra virgolette, perché poi non c'è nessun sequestro, viene abbandonata in quanto i rom scappano via, insomma i venditori scappano via. 12 e 20, Viale della Primavera, passo e chiudo.